Bene, accomodatevi. Come vedete non ho il microfono, almeno me lo sono dovuto far dare, io di solito quando predico già il mio bel cravattino. Quindi questo che cosa vuol dire? Che non predicherò io oggi, ma qualcun altro, o meglio qualcun'altra. Quindi crediamo con tutto il cuore che ancora oggi la parola di Dio produrrà un cambiamento nelle nostre vite e produrrà segni, prodigi e potenti operazioni nel nome di Gesù. Vogliamo ricevere con un applauso di benvenuto il pastore Chiara. Buongiorno a tutti. Come state voi? Io mi devo riprendere un attimo. Mi sono un po' spaventata. Però ce la facciamo. Alleluia. Dio è buono, Dio è fedele, Dio sempre ci sostiene. Sotto di noi e intorno a noi ci sono le sue braccia eterne. Amen. Il titolo del mio messaggio questa mattina è: Dio mi ha reso fruttifero nel paese della mia afflizione. Sapete chi ha detto questa frase? Lo sapete? Vediamo se siete studiosi della parola. Chi ha detto questa frase? Dio mi ha reso fruttifero nel paese della mia afflizione. Giuseppe. Quanti di voi conoscono la storia di Giuseppe? Non tutti. Allora Giuseppe era stato venduto schiavo dai suoi fratelli ed era finito poi nella casa di Potifar, dove era stato poi sedotto dalla moglie di Potifar, e a questo motivo era finito in prigione e ha passato molti anni della sua vita in prigione in un paese straniero. Ma lui ha detto alla fine della storia: Dio mi ha reso fruttifero nel paese della mia afflizione. Quindi è possibile portare frutto anche quando camminiamo in un terreno che produce spine e triboli. È possibile portare frutto anche quando sembra che la mia luce si spenga, come abbiamo appena cantato. Anche quando sembra che perdiamo la via, è possibile portare frutto. Sì, perché? Perché Dio ci rende fruttiferi nel paese della nostra afflizione. Ora, già solo il fatto che viviamo su questa terra che sta producendo spine e triboli, giusto? Perché la terra poi è stata maledetta e noi possiamo camminarci sopra e camminarci dentro, mano nella mano con Dio, questo già ci rende fruttiferi. Questo paese dove noi stiamo vivendo, la terra, pur essendo meravigliosa, pur essendo bella, pur essendo un posto stupendo dove Dio ci ha messo, non è niente quando la paragoniamo alla gloria che ci aspetta. Però Dio ci rende fruttiferi su questa terra, perché quando Lui ci ha creati e ci ha benedetto, insieme alla benedizione c'era questa parola: siate fruttiferi. E quindi l'uomo, anche se non è credente, anche se vive nel male, comunque questa benedizione, questa parola pronunciata sulla vita dell'uomo, sull'umanità, continua ad essere visibile, perché Dio ci ha reso fruttiferi anche se stiamo camminando in un paese dove crescono spine e triboli. Perché? Perché quella parola che è uscita dalla bocca di Dio al principio è una parola eterna, una parola vivente, è una parola piena della sua potenza, ed è per questo che credenti e non credenti, gente che ama Dio e gente che non ama Dio, continua ad essere fruttifera. Giusto? Allora vi voglio parlare questa mattina di pozzi, non di pozzi di petrolio, ma di pozzi. E vi chiedo di venire con me nel libro della Genesi al capitolo 24. Vi ricordate quando Abramo manda il suo servo Eliezer a cercare una moglie per suo figlio Isacco nella casa dei suoi parenti da Labano?
il servo, quando va e si presenta a Labano, dice, si presenta perché voleva appunto chiedere la mano di questa ragazza, di Rebecca, per il figlio del suo signore, cioè per Isacco. Dice al versetto 35 del capitolo 24 di Genesi, dice: l'Eterno sta facendo la presentazione di chi lo ha mandato, e quindi sta mettendo sul piatto tutto quello che ha da offrire. Dice: l'Eterno ha benedetto abbondantemente il mio signore, che è diventato grande, gli ha dato pecore, gli ha dato buoi, gli ha dato argento e oro, servi e serve, cammelli e asini. Quindi l'Eterno ha benedetto grandemente il mio signore, che è Abramo. Però Eliezer era andato lì perché voleva una moglie per Isacco, e quindi poi aggiunge: or Sara, moglie del mio signore, ha partorito nella sua vecchiaia un figlio al mio padrone e ha dato a lui tutto ciò che possiede. Quindi Abramo era ricco, aveva pecore, aveva buoi, aveva cammelli, aveva asini, aveva servi, aveva serve. Ma Abramo questa sua eredità e questa sua ricchezza la lascia in eredità a Isacco, che è suo figlio. Quindi tutto questo ben di Dio passa nelle mani di Isacco una volta che Abramo muore. E in effetti poi, se andiamo un po' più avanti al capitolo 26 di Genesi, troviamo Isacco, il figlio di Abramo. E qui leggiamo dal versetto 1: ora ci fu una carestia nel paese, oltre la precedente carestia che c'era stata ai tempi di Abramo. E così Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gerar. Allora l'Eterno gli apparve e gli disse: non scendere in Egitto, ma rimani nel paese che io ti darò. Soggiorna in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi e manterrò il giuramento che feci ad Abramo tuo padre, e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo, darò alla tua discendenza tutti questi paesi e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza. Perché? Perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò i miei ordini, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Allora qui troviamo che Isacco si trova a vivere un momento di carestia, però lui era un uomo ricco. Si sposta, Dio gli parla e gli dice: fermati qua perché io ti benedirò. Quindi era già ricco, era provvisto di tutto, però Dio gli rinnova la benedizione, una benedizione che era suo padre. Quindi una benedizione generazionale, una benedizione che non poteva essere revocata, perché era una benedizione che era venuta con il patto, perché Dio aveva fatto un patto con Abramo. Quindi era una benedizione che non poteva essere sollevata dalla vita di Isacco, come non può essere sollevata dalla nostra vita. La benedizione di Dio non può essere sollevata dalla nostra vita, perché noi siamo in un patto con Dio. Ok? Però c'è una carestia nel paese. Isacco si sposta e Dio gli rinnova la promessa, glielo ricorda: stai qui perché io ti benedirò, io ti moltiplicherò. Sei già ricco, ma io ti ho già benedetto, sei già benedetto in tuo padre Abramo, ma io ho deciso di benedirti ancora di più. Quindi io ti benedirò, io farò di te una grande nazione e benedirò tutte le nazioni della terra attraverso di te. Quindi una benedizione posizionale ricevuta dal padre, un'eredità ricevuta dal padre, una benedizione rinnovata in modo personale sulla sua vita da Dio stesso. E Isacco rimane dove Dio gli dice. E se andiamo avanti al versetto 12, Isacco si trova in questo paese, crede alla parola che Dio gli ha dato e che cosa fa? Semina in quel paese e in quell'anno raccoglie il centuplo e l'Eterno lo benedisse. Quindi lui semina e l'Eterno lo benedice. Lui non ha smesso di seminare perché era ricco, ma ha continuato a seminare. Lui non ha smesso di seminare perché era benedetto, ma ha continuato a seminare. Lui non ha bloccato
lo sviluppo, la crescita di tutto ciò che lui era e possedeva, perché era già ricco, perché suo padre l'aveva già benedetto con ricchezze, o solo perché Dio l'aveva benedetto, ma lui ha continuato a trafficare con quella benedizione e quindi ha seminato e ha raccolto il centuplo. Ma che cosa è successo? Che nel momento in cui lui ha prosperato, è diventata così visibile la sua benedizione, che gli abitanti del paese in cui lui era ospite, che cosa fanno? Lui diventa grande e viene a possedere greggi, pecore, mandri e buoi e un gran numero di servi. Così i filistei lo invidiarono. I filistei sono tipo dello spirito di questo mondo. I filistei sono tipo dello spirito di questo mondo, tipo di Satana, metteteci tutto quello che volete, tutto ciò che è l'opposto a Dio. E che cosa fanno? Quando vedono la prosperità di quest'uomo, incominciano ad invidiarlo, proprio ad invidiarlo. Sapete che cosa vuol dire invidia? Bene o male ne abbiamo un po' di conoscenza, forse perché l'abbiamo provata qualche volta anche noi, no? 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 Mi siete santi? Possiamo andare a casa, Pastore Angelo, sono a posto. L'invidia è un sentimento spiacevole che si prova per un bene o una qualità altrui che si vorrebbero avere per sé. E questa invidia è accompagnata spesso da avversione, rancore verso colui o colei che invece possiede quel bene o quella qualità che non hai. Infatti si usano dei detti: crepare dall'invidia, morire d'invidia, essere rosi dall'invidia, avere il tarlo dell'invidia. C'è anche un'insalata che si chiama invidia, ma penso che non abbia niente a che fare. Ah, non invidia. Oh, signor, che ignoranta che sono. L'invidia, si può crepare dall'invidia. Perché? Perché l'invidia diventa un tarlo che ti consuma, ti rode dentro. Puoi essere invidioso delle cose altrui, puoi essere invidioso della bellezza altrui, puoi essere invidioso degli affetti che altri hanno, puoi essere invidioso delle mogli o dei mariti che gli altri hanno, puoi essere invidiosa di tutto. E ci sono persone purtroppo che vivono continuamente corrose da questo tarlo, cioè dall'invidia. Questa invidia è una nemica veramente potente che bisogna tenere sempre a bada. Appena tu senti che un sentimento di invidia cerca di venire fuori e fare capolino nel tuo cuore, dovresti metterlo subito a tacere, legarla, mani, piedi e bocca, perché l'invidia non deve operare e l'invidia non deve parlare, anche perché molte volte uno si può ritrovare a parlare di qualcuno, di qualcosa, per invidia, ma non in chiesa, vero? Tutti possiamo essere invidiosi. Noi pastori possiamo essere invidiosi di pastori che hanno chiese più grandi, chiese più belle, tutti possiamo essere invidiosi, dal più piccolo al più grande. E l'invidia è veramente un male che va tenuto sotto controllo. Perché? Perché cerca sempre di venire fuori. Ora, questi filistei hanno iniziato ad invidiare Isacco. E vi voglio parlare di qualcosa che ha a che fare con il risveglio. Il pastore ha parlato di risveglio mentre pregava. Io in questa storia dei pozzi di Isacco, di Abramo, ci vedo un po' la storia della Chiesa e la storia dei risvegli. Perché? Perché la Chiesa è nata nell'alto solaio, quando Gesù è morto ed è risorto e i discepoli si sono radunati e hanno ricevuto lo Spirito Santo. Insomma, lì è nata la storia della Chiesa, la vita della Chiesa.
Ogni volta che la Chiesa, intesa in senso come insieme di persone che credono in Gesù nato di e nascono di nuovo, ogni volta che la Chiesa cresce, ogni volta che la Chiesa prende vita, ogni volta che la Chiesa prospera, arriva sempre il nemico, e questo in scala piccola come in scala grande, arriva sempre il nemico a cercare di soffocare ciò che lo Spirito sta cercando di fare. E quando studieremo poi bene storia della Chiesa, lo farete con Jacopo questo, vi renderete conto che nei secoli, tutte le volte che nasceva un movimento di risveglio, succedeva sempre qualcosa, o all'interno della Chiesa o all'esterno, che cercava di soffocare il movimento dello Spirito Santo. E quindi o attraverso divisioni interne, dottrine, persecuzioni esterne da parte della gente del mondo, sempre lo spirito di questo mondo, i filistei invidiosi, cercano di soffocare l'opera di Dio. Ma questo avviene in scala piccola con te, con me. Quando tu stai cercando di elevarti, arriva sempre qualcosa che cerca di darti delle belle bastonate, mazzate, che non è Dio quello, perché alcuni pensano, ah, forse perché mi sto inorgogliendo, allora Dio viene e mi bastona. Quindi Dio è schizofrenico, prima ti benedice e poi dopo ti bastona, perché Dio quando benedice, benedice, la benedizione dell'Eterno arricchisce e lui non aggiunge alcun dolore. Quindi Dio è sempre nella posizione di benedirti, di farti del bene, di farti dei regali, ma quello che succede è che arriva sempre qualcosa dall'esterno che cerca di toglierti la gioia di quello che Dio ti dà, o di soffocare o di spegnere quello che Dio ti dà. E questo avviene, come dicevo prima, in piccola scala, cioè con te e con me, avviene nella vita di una chiesa, ma avviene nella vita del corpo di Cristo, ed è avvenuto per secoli e per secoli nella vita della Chiesa. Ma la cosa meravigliosa che dovete sapere è che ogni volta che si scatenava una persecuzione, un'afflizione, una devastazione, un'oppressione contro la Chiesa del Signore Gesù Cristo, sorgeva un nuovo movimento dello Spirito da qualche altra parte del mondo. Perché? Perché la Chiesa del Signore Gesù Cristo non può essere vinta. Le porte dell'inferno e dell'Hades non possono vincere la Chiesa del Signore Gesù Cristo. E le porte dell'inferno e dell'Hades non possono vincere te, perché la cosa peggiore che ci può capitare, come pensavano i nostri fratelli cristiani che si facevano ammazzare nelle arene, la cosa peggiore, o meglio, per il nemico peggiore che ti può capitare è morire. Ma se muori, indovina dove vai? Quindi alla fine la Chiesa del Signore Gesù Cristo non può essere vinta. Non c'è niente che può spegnere il fuoco del risveglio della Chiesa del Signore Gesù Cristo. Ecco perché sono convinta che Dio sta suscitando risveglio in tutto il mondo, sta suscitando, e stiamo vivendo già un risveglio qui, e ne vedremo ancora, ancora, ancora e ancora di più. Perché il Signore ci ha benedetto, come Abramo aveva benedetto suo figlio Isacco, ma non solo, anche Isacco è benedetto, è cresciuto, ha seminato, è diventato straordinariamente grande. E che cosa è successo? Che i filistei l'hanno invidiato. E che cosa è successo? Che appena Abramo è morto, quindi una stagione della Chiesa è morta, ok? I filistei sono andati e hanno incominciato a riempire i pozzi che Abramo aveva scavato di terra. Quindi Abramo aveva scavato dei pozzi, perché dove tu hai bestiame, dove hai cammelli, pecore, buoi, devi dargli da bere, devi seminare, devi raccogliere. Quindi ogni volta che Abramo si spostava, scavava pozzi e trovava acqua. E quindi Abramo prosperava anche perché continuava a scavare pozzi e continuava a trovare acqua. E quindi tutto ciò che lui seminava, tutto il suo bestiame si moltiplicava, perché lui continuava a trovare acqua, perché lui continuava a scavare pozzi, perché non si fermava, continuava a scavare pozzi. Però Abramo a un certo punto muore, e i filistei dicono: adesso è morto quello lì che ci dava fastidio, che continuava a prosperare, adesso chiudiamo tutti i pozzi
Fate finta che questo sia un pozzo. Chiudiamo tutti i pozzi di Abramo e buttiamoci dentro un po' di terra. Mi mandi l'immagine del pozzo, per favore. I pozzi che venivano scavati a quei tempi venivano scavati dagli uomini e venivano scavati così, con dei bastoni, con delle pale, e scavavano e scavavano. Quindi i servi di Abramo avevano fatto tutta questa fatica a scavare pozzi. I pozzi c'erano, potevano essere una benedizione anche per loro, filistei, ma potevano essere ancora la benedizione di Isacco. E quindi i filistei, gelosi, cosa fanno? Vanno a riempire di terra tutti i pozzi di Isacco, di Abramo, che dovevano poi diventare di Isacco. Appena i padri muoiono, appena quelli che hanno il senso delle cose di Dio, i pionieri muoiono, qualcosa cerca di nuovo di venire a soffocare la Chiesa, a spegnerla. Ed ecco che la carnalità, proprio la terra è simbolo della carnalità, la carnalità, tutte le opere della carne, la mondanità, le divisioni, la superficialità, la mancanza di fiducia verso Dio, l'incredulità, l'apatia religiosa, tutte queste cose arrivano e vogliono riempire i pozzi. Abramo non c'era più. Suo figlio Isacco, fino a quel momento, andava avanti, seminava, raccoglieva. Però a un certo punto, siamo in Genesi 26, come vi ho letto al versetto 15, i filistei turarono, riempendoli di terra, tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo di Abramo. E allora Abimelech va da Isacco e gli dice: vattene da noi, perché tu sei molto più potente di noi. Perché vuole succedere questo? Perché vuole accadere questo? Perché vuole succedere questo nella tua vita? Perché vuole succedere questo nella vita della Chiesa? Perché tu sei molto più potente di 1000 filistei messi insieme. Uno di voi ne caccia 1000, due ne cacciano 10.000. Tu sei molto più potente, quindi tu, loro se la sono presa con Isacco, che era da solo. Isacco non aveva un regno, non aveva un governo, era un uomo, dillo, un uomo, contro tutta una nazione di filistei, e questi filistei hanno paura di un uomo. E vanno da lui e gli dicono: vattene via da noi, perché tu sei diventato molto più potente di noi. Chiediti perché a volte dai così tanto fastidio, o chiediti perché appena sei benedetto vengono subito a cercare di spegnerti la gioia e il fuoco. Chiediti perché appena stai alzando la testa arriva qualcuno che te la vuole schiacciare ancora più sotto. Chiediti perché. Sai perché? Perché tu sei molto più potente. Forse non lo sai, non hai ancora aperto gli occhi del tuo spirito, non vedi bene, ma sei molto più potente. Tu stai dicendo: ma chi, io sono molto più potente. Sì, tu sei molto più potente. Ed è bene che apri gli occhi su questa verità questa mattina, perché tu sei molto più potente. Però arriveranno i filistei e cercheranno di buttare terra nel tuo pozzo. E tu, attraverso la tua incredulità o la tua apatia, gli permetti di fare questo. Quindi loro vanno da Isacco e gli dicono: vattene via da noi, perché tu sei molto più potente. Così Isacco se ne va via di lì e si accampa nella valle di Gerar, versetto 17. E Isacco scava di nuovo dei pozzi. Allora, non mi fate usare i pozzi di mio padre? Volete soffocare tutto quello che Dio ha fatto nel passato? Volete rendere tutto qualcosa di così superfluo, pieno di incredulità e di dubbi? Volete soffocare? Mi dai un po' d'acqua, per favore? Volete soffocare tutto? Bene,
io mi sposto, non scavo più i pozzi di mio padre, il passato è passato, adesso io mi metto a scavare i miei pozzi. E la Chiesa, scusate, e la Chiesa di generazione in generazione, di secolo in secolo, anche se il diavolo ha cercato di fare così, si è messa a scavare nuovi pozzi. E quindi i servi di Isacco vanno e scavano dei nuovi pozzi. E trovarono, scusate, Isacco scavò dei nuovi pozzi di acqua che erano stati scavati al tempo di Abramo suo padre, che i Filistei avevano turati. Scusate, prima lui riapre i pozzi di suo padre, e poi al versetto 19 i servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Quindi prima riapre le fonti di suo padre e poi apre delle fonti nuove. Ma i pastori di Gerar altercarono con i pastori di Isacco e dicevano: l'acqua è nostra. E quindi chiamarono quel pozzo Esek. Cosa vuol dire Esek? Esek vuol dire contesa, e più precisamente cercare di strappare. Quindi vuol dire che loro avevano afferrato il pozzo con l'acqua viva, era loro. Fai conto, posso usarti? Fai conto che io ho trovato il pozzo con l'acqua, il pozzo è mio, e quelli continuavano a tirare, a volersi prendere il pozzo. Quindi continuavano a strattonare, a cercare di riprendersi ciò che era di Isacco. E contendevano e continuavano e continuavano. E Isacco che cosa fa? Scava altri pozzi, manda i suoi servi a scavare altri pozzi. Trovano i pozzi, trovano l'acqua, ma quelli si arrabbiarono anche per questo. Cosa dice qui al versetto 21? Altercarono, cioè si opposero. Quella parola a cui Isacco dà il nome, che è sitna, vuol dire opposizione, l'opposto. Questo significa che quando tu a volte sei lì che stai trovando pozzi nella tua vita, e i pozzi possono essere sia pozzi spirituali, come vi dicevo prima parlando dei risvegli nella Chiesa, cioè il fatto di trovare nuovi pozzi, nuove aperture, nuove rivelazioni, freschezza dell'unzione, tutto quello che volete, anche nella tua vita i pozzi possono rappresentare tutto ciò che ha a che fare con i tuoi bisogni naturali, perché il pozzo serviva per nutrire il bestiame, per annaffiare gli orti. E quando tu stai per afferrare qualcosa nella tua vita, stai per prendere qualcosa, ecco che arrivano quelli e fanno cosa? Cercano di strappartelo, oppure arrivano delle situazioni che si pongono davanti a te come delle opposizioni. Opposizioni possono essere paragonate come a dei muri che ti si oppongono, oppure l'opposizione, semplificando, è tu credi una cosa e sta succedendo esattamente il contrario, cioè l'opposto. E questa è l'opposizione. E allora a questo punto abbiamo lavorato per scavare i pozzi, riprenderci l'acqua di mio padre, abbiamo tirato fuori tutta la terra, ma niente, quelli ci hanno cacciato via dal loro territorio. Poi ci siamo spostati, abbiamo scavato e aperto dei nuovi pozzi, e quelli cosa hanno fatto? Hanno cercato di strapparceli via e ci hanno mandato via. Allora noi ci siamo spostati, abbiamo scavato dei nuovi pozzi e quelli sono arrivati, e che cosa hanno fatto? Si sono opposti a noi, ci hanno creato problemi, e succede esattamente il contrario di quello che noi stiamo credendo. E allora cosa facciamo? E allora chiudiamoci tutti nella tenda e aspettiamo di morire. Si fa così? Si fa così? Come si fa? Come si fa? Allora, egli se ne andò di là.
Versetto 22. E scavò un altro pozzo, per il quale quelli non altercarono più. Ed egli lo chiamò Rehoboth, perché egli disse: ora l'Eterno ci ha messo al largo e noi prospereremo nel paese. Ora l'Eterno ci ha messo al largo e noi prospereremo nel paese. Voglio farvi notare una cosa. Per i primi due pozzi, Esek e Sitna, sono i servi di Isacco che escono a scavarli. Ma per questo pozzo, del quale poi Isacco dice: adesso l'Eterno ci ha messo al largo e noi prospereremo nel paese, è uscito Isacco. Isacco si è messo a scavare. Dov'è il mio pozzo? Isacco è entrato là, 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 e ha scavato il suo pozzo. Perché era arrivato a un punto, era arrivato a un punto dove il suo spirito, dove tutto ciò che era in lui stava gridando e stava dicendo: ho bisogno di posti larghi, ho bisogno di respirare, ho bisogno di elevarmi. Non puoi mandare i servi a fare sto lavoro qua. Ci devi andare tu. Sei tu che devi andare, devi scavare, sei tu che devi gridare, devi avere dentro tuo cuore quella fame, quella voglia di dire: io ho voglia di crescere, io ho voglia di respirare, io ho voglia di espandermi. Io non voglio più stare in questo strettoio, io voglio uscire dallo strettoio, io non voglio camminare con i paraocchi, io voglio uscire dallo strettoio, io voglio respirare, io voglio stare in un posto largo senza restrizioni. Perché devo crescere, io mi voglio elevare, cioè io non voglio che i pozzi della mia vita siano continuamente riempiti di questa terra di carnalità, di dicerie, di pettegolezzi, di invidie, di maldicenze e di metteteci di mancanza di fiducia in Dio e nel prossimo. Io non voglio essere soffocato da questa roba, io mi voglio elevare. Io mi voglio elevare, tu ti devi elevare. Tu non puoi vivere soffocato qua sotto, tu ti devi elevare. E per fare questo sei tu che devi scavare il tuo pozzo, non basta che lo facciano gli altri. Sei tu che devi uscire, sei tu che devi avere un grido nel tuo cuore e dire: io adesso voglio uscire dallo strettoio, io voglio stare in un posto ampio senza restrizioni, io voglio vivere, voglio respirare aria pura. Alleluia. E noi prospereremo nel paese. Mica era il suo paese, era sempre lì. Ma vi riporto alla scrittura dell'inizio: l'Eterno mi ha reso fruttifero nel paese della mia afflizione. L'Eterno mi ha reso fruttifero nel paese della mia afflizione. Alleluia. Sapete cos'è l'afflizione? Sì, la conoscete. È un'amica che vi viene a trovare ogni tanto. L'afflizione, da vocabolario, è uno stato di angustia provocato soprattutto da dolori dell'anima, cioè dispiaceri. L'afflizione ha a che fare con i dispiaceri. Dispiaceri per un lutto, dispiaceri perché magari i tuoi figli non fanno le cose giuste, dispiaceri perché tante cose. Metteteci dentro tutto. L'afflizione la possiamo provare
tutti. Giusto? Però c'è una scrittura in 2 Samuele al capitolo 22 al versetto 8 che dice, parlando di Dio, che tu salvi la gente afflitta. Quindi quando uno è afflitto sa e deve sapere che Dio salva la gente afflitta. Dillo, Dio salva la gente afflitta. Dio salva la gente afflitta. Una donna può sentirsi afflitta perché è stata abbandonata da suo marito, ripudiata da suo marito, tradita da suo marito. Un uomo può sentirsi afflitto per lo stesso motivo. Però c'è una scrittura in Isaia 54 che dice: io ti ho chiamato come una donna afflitta nel suo spirito e io avrò compassione di te. Alcuni possono essere afflitti, indovinate un po'. Andiamo a leggere Salmo 107. Salmo 107, versetto 17. Degli stolti soffrivano per il loro comportamento ribelle e per i loro peccati. E un'altra traduzione dice proprio che erano afflitti per la loro condotta ribelle. Quindi si può essere afflitti a causa delle nostre stesse ribellioni. Puoi essere afflitto perché qualcuno ti ha abbandonato, puoi essere afflitto perché hai perso qualcuno, ma puoi essere afflitto anche a causa della tua condotta ribelle. Possiamo essere afflitti da svariate prove, come dice Prima Pietro 1,6. Fratelli, non vi spaventate, perché bisogna che voi siate afflitti da svariate prove. Le prove non le manda Dio, ma le prove provano il nostro cuore. E quando noi siamo afflitti, lì vediamo chi siamo, come reagiamo. Sapete che c'è una scrittura in Giacomo che dice: c'è qualcuno fra di voi che è sofferente? Sofferente può racchiudere tutto, una sofferenza fisica, anzi della sofferenza fisica ne parla pochi versetti prima quando dice: se qualcuno di voi è infermo chiami gli anziani della chiesa che pregheranno per lui. Ma qui parla di sofferenza dell'anima. Quindi c'è qualcuno fra voi sofferente? Che cosa deve fare una persona quando è sofferente? Giacomo 5,6 dice: preghi. Preghi, preghi. Quando tu ti senti triste, quando senti che hai un dolore nella tua anima, quando comprendi che non può essere risolto da delle mani umane, quello che puoi fare è pregare, confidare, appoggiare il tuo cuore sul cuore di Dio. È quello che ti toglie l'afflizione, il dolore dell'anima. E il Salmo 119 al versetto 50 dice: questo è il mio conforto nella mia afflizione, che la tua parola mi vivifica. Che la tua parola mi vivifica. Quindi tu vivi nel paese dell'afflizione, ma puoi essere grandemente fruttifero. Puoi portare frutto anche nel paese dell'afflizione. Puoi avere frutti nella tua vita, essere grandemente fruttifero anche nel paese dell'afflizione. Quando questa persona che ha detto questa frase è Giuseppe, i suoi fratelli che cosa avevano fatto? L'avevano buttato, indovinate un po', in un pozzo. Prima lo volevano uccidere. Poi grazie all'intercessione di uno dei fratelli che ha avuto un po' di compassione, invece di ucciderlo l'hanno buttato nel pozzo. E questo povero ragazzo adolescente, 17 anni,
gridava, ma i suoi fratelli non lo ascoltavano. E quando è passato a una carovana di madianiti, sì, mi sembra di sì, comunque una carovana di compratori di persone, di schiavi, lo hanno venduto come schiavo a questi qua. Quindi lui è stato afflitto dentro il pozzo, ma è stato molto più afflitto anche poi quando ha vissuto per molti anni in Egitto. Ma Dio in Egitto l'ha reso grandemente fruttifero. E sapete perché i fratelli l'hanno buttato nel pozzo? Ve lo ricordate il perché? Perché erano invidiosi. Erano invidiosi. Quindi la loro invidia, perché lui ha la veste più bella? Perché lui chi è? A lui papà gli ha fatto un vestito lungo fino ai piedi, noi dobbiamo andare in giro con la minigonna. È lui che si mette a sognare che noi dobbiamo inchinarci davanti a lui. Non posso fare questa voce perché sennò mi... E noi siamo invidiosi, facciamolo fuori. L'invidia di quei giorni è diventato un tarlo nella loro vita, perché si sono portati il rimorso della vita del loro fratello per tanti anni. Per tanti anni. E guardate, noi siamo qua, siamo in chiesa, a volte parliamo di queste cose che hanno a che fare con le opere della carne, come l'invidia, ma io credo e voglio sperare che per ognuno di noi questo tipo di sentimenti a volte siano veramente solo dei pensieri che vanno e che vengono, cioè che abbiamo la capacità di dominarli, di controllarli, ma nel mondo non è così. Le persone non se ne neanche se ne accorgono che stanno agendo perché sono invidiose. E quindi si fanno del male gli uni con gli altri. Giuseppe, che cosa aveva fatto di male? Se non quello di raccontare un sogno ai suoi fratelli. E poi cosa aveva fatto di male quando era in Egitto nella casa di Potifar, se non servirlo con fedeltà? Che quella stupida, scusate il termine, di sua moglie gli va a rompere le scatole. A rompere il pozzo, vabbè. E poi quando va in carcere, anche lì nel paese, in carcere Giuseppe è diventato prospero, in carcere è diventato prospero. E che cosa aveva fatto di male contro quei due che erano in carcere con lui, che poi uno è stato giustiziato e l'altro no? E perché quello lì non gliel'ha detto subito al faraone che in carcere c'era Giuseppe, che aveva bisogno di essere liberato? Ma sono passati, mi sembra, altri 7 anni. 7 anni, non un giorno, 7 anni. Forse, non lo so, comunque anni. Quanti tu lo sai? Due, sono tanti anche quelli. Sono tanti anche quelli. 2 anni che tu ogni giorno sei lì e aspetti che ti arrivi una bella notizia e non arriva e non arriva e non arriva. Che cosa aveva fatto di male? Quanti giorni avrebbe potuto dire basta, non ce la faccio più, ma questo Dio, ma è mai possibile che se io servo Dio mi devo trovare in questa situazione? Ma è mai possibile che io l'ho onorato, l'ho rispettato e mi devo trovare in questa situazione? Ma è mai possibile, poteva dire Isacco, che io continuo a scavare sti pozzi, neanche mi metto a litigare, mi sposto, vado, scavo un altro pozzo e questi vengono ancora qui e mi scocciano e mi tolgono la linfa vitale? Ma è mai possibile? Ma che cosa ho fatto di male? Dio, cosa ho fatto di male? Potrebbe dire qualcuno, non tu, Niente. Non hai fatto niente di male. L'Eterno ti ha reso fruttifero nel paese della tua afflizione. E non ti spaventare di questa parola afflizione, perché nel mondo avrete tribolazioni. Ma io ho vinto il mondo, dice il Signore.
Amen. Alleluia. Invidiosi, invidiosi, invidiosi. Alleluia. Perché hanno venduto Gesù per 30 sicli d'argento? Perché i farisei erano invidiosi. Invidiosi. Di che cosa erano invidiosi? Del suo successo con le persone. Del suo seguito con le persone. Quando tu trovi favore davanti alle persone per vari motivi, aspettati che qualcuno sia invidioso di te. E tu cosa fai? Cosa fai quando qualcuno è invidioso di te? Amalo. Usa il tuo dono per benedire la sua vita. E smetterà di essere invidioso. O perché pensa che sei uno stupido ad amarlo così tanto e quindi non ha niente da invidiarti, o perché capisce che c'è qualcosa di più nella tua vita. Non è necessario ripagare con la stessa moneta, assolutamente, non è necessario. Ma il diavolo è invidioso di te, sai perché? Perché tu sei benedetto, perché sei destinato ad essere fruttifero, perché hai l'unzione, perché Dio ti ha amato così tanto che ha dato il suo figliolo Gesù Cristo affinché tu non muoia e non vada all'inferno insieme al diavolo. E quindi lui è invidioso perché tu non vai all'inferno e lui sì. E lui è invidioso perché tu hai i doni dello Spirito. E lui è invidioso perché tu hai il seme di Dio nel tuo cuore. Quando guarda te, vede Dio e gli viene una rabbia. È invidioso e non sa neanche come combattere l'invidia, perché non conosce l'amore e quindi non sa come vincere e non sa come camminare sopra l'invidia. E allora ti invidia ancora di più, perché vede che quando tu sei afflitto perché le persone ti invidiano, invece di arrabbiarti, ti chiudi nella tua cameretta, preghi, lasci che Dio ti tolga questa afflizione, esci dalla tua cameretta e benedici tutti quelli che ti odiano e benedici tutti quelli che ti maledicono. Amen. Perché essere invidiosi? Che cosa c'è da invidiarci fra di noi se non essere felici per tutto il bene che Dio fa ad ognuno di noi? Io per una cosa sola voglio essere afflitta. Certo, quando vedo le persone del mio gregge, della mia chiesa che stanno male, che soffrono, che stanno attraversando problemi, quello fa parte dell'essere afflitti, ma per le cose giuste. Per le cose giuste, per le cose vere, per le cose che hanno un senso, ma non essere afflitti per essere invidiosi di qualcosa che ha a che fare con quella terra lì, che non fa altro che chiudere i pozzi. Sapete che il popolo di Israele, sto concludendo, questo fatto di scavare pozzi e di spostarsi ha a che fare con un viaggio che Isacco ha fatto, ma ha a che fare con il viaggio che noi facciamo nella nostra vita spiritualmente parlando. Cioè, quando noi arriviamo a un punto dove ci sono, come vi ho fatto vedere prima, delle situazioni che tirano o delle situazioni di opposizione, o comunque vediamo che le acque sono ferme, o comunque vediamo che il terreno non è più irrigato bene, noi ci dobbiamo spostare, noi dobbiamo camminare, dobbiamo scavare nuovi pozzi. E la nostra vita come cristiani è un viaggio. Un tempo c'era un libro famoso che era Il pellegrinaggio del cristiano. Ma in effetti è così. C'è una potenza nel pellegrinaggio. Il pellegrinaggio non è andare ai santuari di qua e di là, ma il pellegrinaggio è spostarsi da una posizione spirituale ad un'altra. È
Avere voglia di crescere, avere voglia di cambiare, avere voglia di lasciare le cose carnali per protendersi. Questo è il nostro pellegrinaggio. Ed è così che noi dobbiamo fare, come faceva Isacco. Isacco, è vero, era stato benedetto da suo padre, aveva già tutto quello che gli poteva servire. Tu sei stato salvato, sei stato riempito di Spirito Santo, Dio ha messo la sua presenza nel tuo cuore, va bene, ma spostati, non rimanere sempre agli stessi pozzi. Tira fuori la terra dai pozzi vecchi, ma scava nuovi pozzi, fai questo viaggio. Perché? Voglio leggervi qualcosa che ho preso da un libro. Dio non è tanto interessato a dove siamo, ma è interessato a dove stiamo andando. Però se tu non hai un punto dove andare, Dio non può sognare insieme a te, ma Dio è interessato a dove tu stai andando. Dio non è molto interessato a ciò che siamo, ma a ciò che vogliamo essere. Cosa vuoi essere tu? Chi vuoi essere tu? E Dio rimane più colpito dalle nostre possibilità che dai nostri risultati. Noi rimaniamo più colpiti dai nostri risultati, ma Dio rimane più colpito dalle nostre possibilità, perché vede sempre più avanti di noi. E così dovremmo essere noi verso noi stessi, ma così dovreste essere voi gli uni verso gli altri, noi gli uni verso gli altri. Vedere sempre le possibilità, le possibilità, le possibilità. Amen. Alleluia. Concludo leggendovi una storia. Dov'è? Dove l'ho messa? L'ho trovata. Allora, non so se voi la conoscete già. Un giorno un asino cade in un pozzo. La conoscete? Tu la conosci? Il povero animale ragliava sconsolato, mentre la sua proprietaria, una contadina, rifletteva sul da farsi. Avete una canzone che parla dell'asino che cade nel pozzo? Rifletteva sul da farsi. Alla fine decise che il pozzo era secco e l'asino era vecchio e quindi non valeva la pena tirarlo fuori. Così chiamò i vicini e disse di aiutarla a riempire il pozzo di terra per farla finita con quella faccenda. Alle prime palate di terra l'asino ragliò più disperato che mai, perché aveva capito che cosa stavano facendo quegli uomini. Poi stranamente tacque. Dopo un po', mentre gli altri continuavano a gettare palate di terra, la contadina guardò nel pozzo e si meravigliò. L'asino stava facendo una cosa incredibile. Ad ogni palata si scrollava la terra di dosso e risaliva di un passo. Usava la terra che gli buttavano addosso per farsi una montagna per risalire. Arrivavano altre palate e l'asino si scrollava e faceva un passo più in alto. Infine, tutti videro con stupore l'animale che sporse la testa dall'apertura del pozzo, scavalcò la spalletta e se ne andò trotterellando. Ci sono due fattori importanti in questa storia. La prima è che lui ha usato quella terra che gli volevano buttare addosso per uscire dal pozzo. E la seconda è che quando è uscito dal pozzo non era più sottomesso alla sua padrona, se n'è andato. Quando tu impari a uscire dal pozzo, anche se, come nel caso di Giuseppe, i tuoi fratelli ti hanno buttato dentro,
Quando tu impari ad essere fruttifero anche nel paese della afflizione, non c'è più niente, nessuno che ti può tenere. Lui ci ha fatto liberi e noi siamo veramente liberi. Veramente liberi. Quando la Chiesa ha imparato, mi hanno chiuso un po' e io me ne apro un altro. Si è bloccata la strada e io ne trovo un'altra. Vogliono fermare l'opera dello Spirito e io vado avanti. Quando la Chiesa impara a fare questo, non c'è più niente e nessuno che può fermarla. Amen. Quando tu ti trovi davanti a prove di svariato genere, afflizioni, difficoltà, opposizioni, se tu impari ad usare quelle cose per venirne fuori, non ci sarà più niente e nessuno che ti potrà schiavizzare e controllare, e non sarai più neanche schiavo di te stesso, del tuo carattere e dell'afflizione che a volte ti vuoi mettere addosso da solo, ma vienine fuori alla grande. Amen. Vienine fuori alla grande. Alleluia. E l'esempio assoluto di tutto questo, voi musicisti, l'esempio più grande di tutto questo è Gesù. Cosa è successo quando lui è andato negli inferi? Satana l'ha voluto portare nel pozzo, negli abissi. Cosa è successo lì? La morte non l'ha potuto trattenere. La morte non l'ha potuto trattenere. La morte non l'ha potuto trattenere. Alleluia. Alleluia. La morte non l'ha potuto trattenere. Perché? Perché lui era diventato grande dentro e il fruttifero partiva da dentro di lui. L'Eterno mi ha benedetto, mi ha reso grandemente fruttifero nel paese della mia afflizione. Amen. Comincia a parlare in altre lingue. Uno dei modi per uscire dal pozzo a volte è parlare in lingue. Alleluia.
sicuramente potrebbero esserci persone qui che si sentono come se fossero cadute in un pozzo a causa di tante situazioni, o magari perché esse stesse hanno gettato terra sui pozzi della loro vita e si sentono in difficoltà. Oppure potrebbero esserci persone qui che hanno scavato pozzi, hanno trovato acqua, però poi altre cose, altre situazioni sono venute e vi hanno fatto spostare da dove avevate trovato la vostra benedizione, e voi vi state chiedendo: ma perché stavo così bene lì? Ma perché? In qualsiasi di queste situazioni, io voglio dirti: è tempo che tu usi le tue mani per uscire dal pozzo. E sai come devi usare le tue mani? Le devi alzare verso il cielo e devi gridare a Dio. Signore, qualunque sia la situazione qui, le situazioni qui rappresentate, io ti chiedo che con la tua grazia, con la tua forza, con la tua misericordia, con quell'amore eterno, paterno, misericordioso che tu hai, tu vedi ogni situazione, Signore. Ti prego sia la tua mano stesa verso la loro e siano tirati fuori da ogni pozzo. Ti prego, dai forza alle mani di scavare nuovi pozzi. Scavare nuovi pozzi. Scavare nuovi pozzi, perché noi vogliamo essere largo, perché noi vogliamo respirare e perché noi vogliamo prosperare grandemente nel paese. Vogliamo prosperare dentro, vogliamo prosperare fuori, vogliamo essere grandemente fruttiferi. Grandemente fruttiferi. Anche se viviamo nel paese dell'afflizione, noi vogliamo essere grandemente fruttiferi. Alleluia. Invocate Dio sulla vostra vita e ditelo: Signore, io voglio essere grandemente fruttifero. Non importa tutta la terra, non importa quello che è successo, io continuo a guardare avanti, voglio essere grandemente fruttifero. Grandemente fruttifero. Grandemente fruttifero. Non mi importa della invidia di Satana sulla mia vita, io sono grandemente fruttifero. Io sono grandemente fruttifera. Alleluia. E mi voglio godere il tuo grande amore, la tua benedizione sulla mia vita, perché io sono grandemente fruttifero. Io sono grandemente fruttifero. Alleluia. Grazie Signore. Grazie Padre. Estendo le mie radici, estendo la mia vita e porto frutto. E porto frutto, Signore. E porto frutto. Grazie, Signore. Sono grandemente fruttifero. Sono grandemente fruttifera. Sono grandemente fruttifera. Grazie, Padre. Sono grandemente fruttifero. Grazie, Signore. Grazie Padre, che noi prosperiamo nel paese. Siamo persone che portano frutto dentro, donatori, donatori allegri di pace, di gioia, di amore, di fede, di costanza. Grazie Signore. Alleluia. Grandemente fruttiferi. Grandemente fruttiferi, grandemente fruttiferi. Alleluia. Cosa ti manca per essere grandemente fruttifero? Hai la benedizione di Abramo, hai l'eredità, hai le mani per scavare i tuoi pozzi, hai le mani per scavare i tuoi pozzi. Alleluia. Se il tuo desiderio è quello di uscire, di essere messo al largo, di respirare
e di prosperare nel paese, Dio si accorda col tuo desiderio. Ma togli la terra dai tuoi pozzi, togli la terra dai tuoi pozzi, togli la terra dai tuoi pozzi. Grazie Signore. Washabere kabadassi terevodo kossa shalarabakara brassanda shalarabrakamanda sandarabrakera warakabaya siterevodeko shambrekaterebrese yanemereka namayuse yumanai kerebroste brasama yumenai karebroneshubarakana mayese Ore bana shite rebrena che mande sanda. Guara cara rabrai si tarabrassa terebrosho. Ore che terabrassi mante rebreshanda. Sa che le rebressa tarabrassero coro bragasce. E la rababa singole vode che namarebra. Quasebre catarabrascera. Alleluia, watarabrassanda rabashande rebrechera. Ore bassambre carabai essere grandemente fruttiferi, grandemente fruttiferi. O sabra caramanta rabrasceta. Sanderebre kataramassa yetta mai che roba baie sebre kanda yenda che ubre se caruba steke yenda che ubere shike rabraiseto brai kitamo shubra kataramassa. Cantiamo questa canzone insieme e poi ci saluteremo dopo che l'avremo cantata una volta sulle note di questa canzone. C'est la fin de sport.